La sconfitta in Coppa Campioni contro il Real Madrid nel 1958 ha lasciato l'amaro in bocca alla dirigenza rossonera. Il presidente Rizzoli vuole una rivincita e per questo, durante l'estate, va alla ricerca dell'erede di Gunnar Nordahl. Il giocatore giusto viene individuato nel corso di un incontro a San Siro tra la nazionale brasiliana e l'Inter. È giovanissimo, con un gran fiuto per il gol e si chiama José Altafini e sarà lui a cambiare per primo il volto della squadra rossonera. Altafini prima lo seguivamo tantissimo in Brasile, poi venne a Milano prima di andare ai campionati del mondo nel 58 in Svezia. Disputò una partita, ricordo benissimo, a San Siro contro l'Inter, fece due gol e poi partirono per il Mondiale a Stoccolma. I nostri osservatori, i nostri dirigenti lo seguirono e combinarono l'affare, che era, questo era anche un grandissimo giocatore che ha fatto parte del Milan, ha fatto grande il Milan con i suoi gol e non solamente con i gol, anche come persona. In quel periodo lì tutti i giocatori brasiliani e penso anche sudamericani ambivano a venire in Spagna e in Italia, e ancora oggi è così. Al suo ritorno a San Paolo, dopo aver vinto il mondiale svedese del 1958, Altafini sembra destinato ad andare alla Roma. L'accordo è quasi pronto quando all'ultimo momento arriva una proposta incredibile. Il Milan, guidato da Gipo Viani, offre 120 milioni di lire. Una cifra che non lascia spazio alle indecisioni. Altafini vestirà rosso-nero. Era un record in quel momento perché veniva naturalmente Jepson, che era stato acquistato da Napoli per 110 milioni, che lo chiamavano Banca d'Italia, e poi naturalmente è stato questo acquisto qua mio di 120 milioni. Io non mi ricordo perché io avevo firmato un contratto in Cruzeiros e Cruzeiros non esiste più, non saprei neanche quanto era. Accompagnato da quella che sarà la sua futura moglie e da suo zio Angelo, una sorta di primo procuratore della storia calcistica italiana, Altafini si trasferisce a Milano. Venivo alla scoperta di un paese che non conoscevo, anche se i miei nonni erano italiani, non parlavo l'italiano, non c'era il mezzo di comunicazione perché il telefono, si faceva fatica a telefonare. Per imparare l'italiano ho dovuto andare al cinema 3 volte al giorno dopo gli allenamenti e anche leggere un po' riviste più semplici come Topolino. L'attaccante brasiliano viene accolto nel capoluogo milanese da grande campione. Scende in campo ufficialmente nella stagione 1958-59 portandosi dietro il soprannome Mazzola per la sua somiglianza con il grande Valentino, campione indiscusso del Torino del dopoguerra. Era stato definito Mazzola proprio in omaggio a Valentino Mazzola, che era molto popolare anche in Brasile, quindi noi lo conoscevamo come Mazzola. L'Italia lo ha ripagato perché veramente dal giorno in cui è arrivato fino a oggi sono passati 50 anni e lui è sempre uomo da prima pagina. La somiglianza con Mazzola mi ha fatto molto piacere perché ho portato un nome di un personaggio famoso con grande onore. Però devo dire che c'è il rovescio della medaglia, perché quando vinse col Brasile nel 58 il mondiale, dopo di 3 mesi che ero in Italia il mio nome cambiò in Altafini, che era il mio nome. Praticamente tutto quello che avevo conquistato con il nome di Mazzola era stato cancellato e la gente in giro per i campi internazionali non mi conosceva più. Fortunatamente ho rifatto bene il mio nome giocando nel Milan, vincendo il campionato, eccetera. Trascinato proprio dal nuovo arrivo brasiliano, il Milan nel campionato 58-59 compie una marcia travolgente. Alla fine del girone di andata Altafini segna 15 reti che diventano 28 a fine campionato. Il giovane giocatore comunque non è solo. Accanto a lui infatti l'attacco milanista può contare su altri campioni come Luigi Danova, soprannominato Pantera, con 16 gol all'attivo, e Carletto Galli, autore di altre 11 reti. Danova era un uomo che incantava le folle perché era un dribblomane nato. Quindi Pantera Danova fu veramente uno che ha lasciato dei grandi ricordi nel Milan, un'ala di quelle che si rimpiangono, perché quando partiva lui era capace di tutto. Noi abbiamo cominciato a giocare bene, questa squadra girava benissimo, aveva dei grandi campioni e abbiamo dominato fino alla fine. La lotta era contro la Fiorentina perché la Fiorentina era in quel momento lì il nostro antagonista principale. E
infatti è un successo annunciato. Con 52 punti e 3 di vantaggio sulla Fiorentina seconda classificata, il Milan, guidato da Luigi Bonizzoni, nel 1959 conquista il suo 7° scudetto. Ero capocannoniere della squadra, avevo segnato la bellezza di 28 gol e sono arrivato secondo dietro Angelino, che aveva segnato 33, e naturalmente nel primo titolo che io ero coinvolto proprio direttamente.